Ciao a tutti ragazzi, da Piccola Caggi e Pallocchio, sono tornata di nuovo qua per fare una video recensione. Avevo chiesto sulla mia fanpage di Facebook se preferivate fare una recensione su Rex oppure la principessa bianca delle Clamp. Mi è stato risposto di fare una recensione sulla principessa bianca e eccomi qua per farla. Allora, è un volume unico, edito dalla Star Comics, di qua. È da Star Comics al prezzo di 7 euro. Se riesco, ecco qua. Questo manga è uscito nell'agosto del 2005, quindi è leggermente vecchiotto. Presenta una sopra copertina con sotto una cherry press, ecco, normale, uguale alla sopra, e pagina a colori. Ve la faccio vedere, se riesco a farle vedere. Ok, ecco qua, si vede. I disegni sono stupendi secondo me, cioè veramente fatti benissimo. Queste sono le pagine a colori, ce ne sono abbastanza, però poi vi parlerò dopo dell'edizione. Allora, di cosa parla la principessa bianca? Parla di lei, cioè sono più storie, però hanno come tema principale la principessa bianca. È diciamo la regina delle nevi. Si è proprio detto, cioè, diciamo, è la regina delle nevi. Allora, la prima storia parla di una ragazza che va nel bosco a uccidere il lupo che ha ucciso suo padre. E quella è la sua missione. Trovato il lupo, però si accorge che lui è buono, cioè non è stato lui a uccidere il padre, ma i cani selvatici che sono in questo bosco. Però non dico la fine perché se no faccio uno spoiler, però è una fine un po' triste. E questa è la prima storia, mentre l'altra ecco, scusate, ecco. E oddio, mi sono dimenticata. Ah, un'altra storia parla di un ragazzo che promette alla sua sposa che un giorno sarebbe tornato. Però lei chiede se può aspettarlo. E lui torna dopo un po' di tempo, dopo anni, e lei, diciamo, ha mantenuto la promessa, però è stata, come dire, non so come dire, inglobata, non so se si può dire, vi faccio vedere l'immagine così capite. Cioè, è rimasta sempre in quel posto, finendo, diciamo, per morire. Però il suo corpo è rimasto intatto dentro al lago. Come ho già detto, tutte le storie cioè, hanno come tema principale la principessa bianca. Infatti si dice che quando nevica è perché lei sta piangendo. Ora non mi ricordo il nome della principessa bianca, ora se riesco a trovarlo. Oddio. Io ho un vuoto di memoria. Ah, si chiama Shirahime, speriamo si pronuncia così. Ed è infatti, come dice qui, è la divinità della neve. E l'altra storia, una parla, cioè, dei cigni. Ora non vi spiego tutta la storia perché sennò vi spiego tutto. E l'ultima proprio parla del fatto che come mai del fatto che quando nevica viene detto che lei piange. Lei infatti spiegherà il motivo, che vedrete se lo volete, vedrete voi come mai. Allora, questa diciamo sono in generale le storie. Vi faccio vedere alcune tavole che io trovo sono stupende. Ho veramente fa Ora c'è un po' di luce, ecco, se riesco a farla vedere. Ok, sono veramente fatte benissimo, cioè c'è certi disegni spettacolari. A me piacciono veramente, no? Sono impressionante. Vi voglio anche far vedere un'immagine che io trovo, cioè, fuori dal comune. Non so a voi, ora se riesco a trovarla perché sicuramente non la trovo. Una è questa, che oddio, si vede. No, è di qua, scusate, eccola qua, che è stupenda. Cioè, guardate come è fatto il lupo, è fatto benissimo. E un'altra è. Se la riesco a trovarla, ecco qua, è questa qua. Se riesco a farla vedere perché c'è il riflesso della luce. Oh, ok, si dovrebbe vedere.
Il cane hai questo lupo, il cane, il lupo, si chiama Inuki. Vabbè, ora tutti i nomi non mi ricordo. Però è un manga, cioè, a parte l'edizione che ora vi spiegherò come mai non trovo fantastica questa edizione, anche se presenta pagine a colori ed ha la sovraccoperta. Però è un volume unico bellissimo. Io lo consiglio, se riuscite a trovarlo, prendetelo subito perché veramente è una storia stupenda. Veramente ci sono rimasta. Io l'ho preso, diciamo, per caso, perché ero andata in una fumetteria e avevo trovato questo nome, questo volume, e ho detto va, proviamolo. Dietro non c'è scritta la trama, quindi non sapevo nemmeno di cosa parlava, però veramente è stupendo. Cioè, consigliatissimo, veramente se riuscite. È un prezzo un po' altino, 7 euro, sono poche pagine, però veramente se lo trovate prendetelo perché è consigliatissimo. Allora, vi spiego perché non piace la edizione. A parte per 7 euro ci sono pochissime pagine. La copertina sembra carta igienica. Cioè, la sovracoperta. E le pagine non sono tanto trasparenti. Diciamo in certi punti, tipo qui, non so se riesco a farlo vedere, è trasparente. Si vede la vignetta sotto. Però, boh, non lo so, non è che ci vado matta per questa edizione. A parte è grande, cioè un formato. Io non so nemmeno che bustine andrebbero usate per questo formato. Però, non lo so. Cioè, la storia è stupenda, non c'è nulla da dire. È un po' altino il prezzo e l'edizione che non è granché. E infatti, anche se vedete, è illuminata un po' qua, non so se si riesce a vedere. Ma perché, vabbè, forse è il fumettaro che non le tiene bene. Non so, io l'ho trovata così. Però la copertina, la sopraccoperta è carta velina, secondo me. Comunque, le pagine a colori, ve l'ho già fatte vedere, sono veramente stupende. Soprattutto questa, che è, allora, ecco di qua, che è spettacolare. Cioè, i disegni dei Clamp sono bellissimi, veramente, no, sono impressionanti. E questa è la recensione della Principessa Bianca e ve lo consiglio assolutamente. Che dire altro? Le storie, ho detto, sono tutte capitoli autoconclusivi, però hanno centrato il tema della Principessa Bianca. E basta, non c'è altro da dire, non penso. Comunque, se volete faccio anche la recensione di Rex, se a qualcuno interessa. Io sono qui e la faccio volentieri. Penso di aver concluso. Spero che vi sia piaciuta. Speriamo di essermi spiegata. Speriamo di non aver fatto troppo spoiler. E ve lo consiglio ancora. Cioè, se lo comprate, fatemi sapere che ne pensate. Allora, con questo concludo. Un saluto da Piccola Kaji e Pallocchio. Ah, ho cambiato la grafica del canale. Fatemi sapere se vi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!